Buongiorno, scusate per la luce, ma diciamo che sta diventando buio. E allora, come leggete dal titolo, è un vlog un po' diverso che vi consiglio di guardarlo tutto dall'inizio alla fine senza tagliare praticamente video. Anche perché sono tante clip diverse, per cui in questo video vedete tutto e di più. Prima di dire quello che devo dire, volevo dirvi una cosa. Il giovedì questo, il 2 giugno, è festa. Io di solito non pubblico mai quando è festa, per cui se è festa o non pubblico, oppure pubblico il giorno dopo o il giorno prima. E ho deciso di non pubblicare giovedì che è festa, ma di pubblicare venerdì 3 giugno, per cui voi il video, un video che ho già, diciamo, pronto, lo vedete venerdì 3 giugno e non giovedì 2 giugno perché è festa. E preferisco, in poche parole, come se stai lavorando, tra virgolette, in senso che preferisco non pubblicare, almeno che sia una festa che dici vabbè, pubblico, ok. Ma dato che è una festa, preferisco non pubblicare il giorno di festa, per cui lo rimetto, metto, cioè pubblico il video il giorno dopo. Questa è la prima cosa che volevo dirvi, così almeno sapete già, specialmente per chi mi segue veramente. Mamma mia, che capelli. E niente, allora la seconda cosa. Devo dirvi che adesso andiamo a fare denuncia. Vi spiegherò in questo vlog il perché andrò a fare denuncia. Per cui mi raccomando, guardatelo tutto e non tagliate a pezzettini il video. Per cui andiamo e vi racconterò dopo. Abbiamo svuotato i vasi, abbiamo pulito, praticamente c'era la discarica perché i vecchi proprietari ci hanno lasciato di tutto e di più, e abbiamo ripulito la prima parte del giardino. Ovviamente non abbiamo gli attrezzi per scavare tutta l'erba e mettere ovviamente come si deve. Per il momento abbiamo ripulito tutto, perché così almeno è più pulito. Quando compriamo i due attrezzi per sistemare bene tutta sta parte del giardino, tirare via ancora quella lì, solo che non ci sono gli attrezzi giusti. E queste sono tutte da buttare in discarica, per cui c'erano tutte queste cose nel giardino. Mi hanno mangiato anche le zanzare, quelle lì le tengo, li dipingo, adesso non so se verniciarli o boh, non lo so, la prossima volta li sciacquo, li lavo bene, poi ci metto la terra nuova e qualche pianta, adesso vedo se metterci l'albero di limoni, eccetera, e per il momento lasciarli lì oppure boh. Perché poi andrà tutto rifatto, c'è poca erba, solo che abbiamo comprato i semi, ma i semi vanno per l'autunno, per cui vuol dire che in autunno
teoria crescerà l'erba e andrà piantata tutta, perché cioè, come vedete, poca, tutta secca. L'albero di mele, sinceramente, non lo so, perché secondo me è secco e ovviamente, ma no, forse cresce la mela. Quella dovrebbe essere, cioè quella è mela, però non so se mi fa la mela e se non diventa secca, perché in teoria questo albero è secco e andrà, cioè se si riesce tagliamo solo i rami e lo faccio bene, se no credo che se non si riesce a salvare dovrà ovviamente essere tagliato e messo un albero nuovo. Io vi ho già spoilerato praticamente tutto il giardino, che non doveva essere spoilerato, però vabbè, comunque questa è tutta erba secca. Qua poi c'è la cunetta che si è formata, ovviamente non si vede dalla telecamera, comunque si è formata la cunetta e andrà tutto spianato e ovviamente l'erba deve ricrescere e fare, diciamo, l'erba nuova, perché è proprio secco sto giardino, andrà fatto proprio completamente. L'unica cosa che si salva è i mattoni che serviranno per i conigli e tutte queste cose andranno lavate. E niente, piano piano faremo anche il giardino. Questo è il risultato. Direi che un po' si vede il risultato, cambia molto. Qui c'è da solo da smontare la caldaia e fare questo pezzettino qua. Prende un po', in teoria. Beh, dai. Spero di riuscire a finire. Allora, vi faccio vedere il catalogo dei colori delle vernici, perché devo scegliere i colori delle vernici. Allora, in teoria ho scelto già i colori, sono indecisa sul colore per fare il bagno. Noi lo prendiamo da San Marco, questi qua che praticamente ti fanno la vernice loro. Costa tanto, perché costa, però la fanno loro al momento la vernice. E tu gli scegli i colori, gli dici, non so, uno di questi e te li fa. Allora, io già vi spoilero che ho scelto uno di questo colore qua, di questa fila qui. Questi non l'ho scelti, questi qua neanche. Ho scelto questa fila, non vi dico ovviamente quale, e anche questa fila qui di questo colore qua. Mi manca solo il bagno, perché la sala, i due corridoi, la cucina, la camera, la cameretta, ovviamente li ho già scelti tutti. Manca solo il bagno da scegliere. Sono indeciso perché i colori sono tanti e poi non è, diciamo, facile scegliere. Ho scelto anche, mi sembra, o questa fila qui
o questa, se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque, più o meno, non vi spoilerò quale ho scelto, perché poi quando farò il video della casa vi farò vedere bene come viene e il colore scelto. Questi ovviamente sono tutti i colori. E forse lo farò di questa fila qui, uno di questi, però non sono ancora sicura. Ovviamente devo ancora decidere. Quando ho deciso anche per il bagno, comprerò tutta la vernice di tutte le stanze e poi inizieremo ovviamente a imbiancare, perché tanto la cucina è quasi pronta, manca poco. E c'è da fare ancora il bagno, però non tutto, solo metà, e poi mettere tutto il pavimento nelle camere, nella casa. Ovviamente c'è da scegliere i colori, sono un po' indecisa su quale colore, ma spero di riuscire a capire quale colore fare. E niente, volevo farvi vedere questo volantino qua, dato che me l'hanno dato, per scegliere almeno quale colore volevo. E non lo so, adesso vediamo. Comunque, secondo me sono, cioè, questa marca qua, San Marco, è ottima, perché mia mamma ha preso il colore da loro ed è ancora buono sulle pareti, su come le vernici. Per cui ho deciso anch'io di prendere da questo negozio. Ovviamente sono italiani. E niente, volevo farvi vedere questo, così almeno questo poi glielo do indietro, e quando ho deciso il colore del bagno vedremo se riesco a farvi uno spoiler oppure no. Comunque questo è quello che, i colori che ci sono. Allora, le clip che avete visto sono tutte a giorni, non sono insieme in un unico giorno, perché dopo un po' diventa noioso se io registro come ho fatto gli altri vlog che registravo sabato e domenica insieme, anche perché se non faccio niente dopo il vlog diventa noioso, per cui ho pensato di registrare a pezzettini le clip in giorni diversi. La prima clip, seconda, dove vi ho fatto vedere che stavamo andando dai carabinieri, in poche parole siamo andati a provare, diciamo, a fare denuncia. Perché? Vi spiego. In poche parole, da quando noi abbiamo comprato la macchina, ormai sono 2 anni che abbiamo la macchina nuova, in questi 2 anni, non so perché, ogni mese, non ogni settimana, ogni mese, trovo sempre graffi, la macchina, diciamo, rovinata, eccetera. Per cui dopo che ho comprato la macchina, dopo 2 mesi me l'hanno rovinata. Dopo altri 3-4 mesi me l'hanno rovinata. In poche parole, per farvela breve, sono 4 volte, sempre persone diverse, non le stesse ovviamente, che continuano sempre a rovinarmi la macchina. Ovviamente sono gente che non gliene frega niente, se sono le loro cose forse va bene, se sono cose degli altri chi se ne frega. E dato che sono stufa, non ce la faccio più tutte le volte a subire queste cose, che ogni volta che parcheggio la macchina nei posti diversi mi ritrovo sempre la macchina rovinata. Ovviamente adesso vi farò vedere la clip dove vi mostro tutti come ridotta la mia macchina. Il danno, diciamo che è tanto, non è poco. Le prime 2 volte, quando io ho preso la macchina, in poche parole l'ho rovinata io e ho fatto un danno di più oltre a quello che mi hanno fatto gli altri, però diciamo che siamo anche lì. Per cui vi farò vedere anche il danno che ho fatto io, anche se questa cosa non l'ho mai fatta vedere, non l'ho mai detta, però dato che è arrivato il momento volevo fare questo video per farvi vedere cosa è capace la gente di non
diciamo, mettere neanche un fogliettino scritto con scritto mi dispiace, ho toccato la tua macchina. Neanche il primo, neanche il secondo, dopo la terza volta che nessuno mi ha messo il fogliettino, allora ho detto no, basta, proviamo ad andare a fare denuncia. Il risultato è che non posso farla perché non sono, diciamo, anche se non è giusto però, perché non sono sfrisate, in senso non è stata una signora che ha preso le chiavi e mi ha sfrisato la macchina con le chiavi, ma è stata la macchina andarmi addosso alla mia, per cui in poche parole non puoi fare denuncia su questa cosa. Io vabbè, ho provato a parlare con la carabinieri, ho fatto vedere i danni eccetera, e loro mi hanno detto no, non è, diciamo, una denuncia da fare perché giustamente è la macchina che è andata addosso, ma non la persona che ti ha fatto, diciamo, il danno. Per cui alla fine dobbiamo andare all'assicurazione e per vedere se l'assicurazione ci passa, diciamo, questi danni che hanno fatto le persone e che non abbiamo fatto noi. Adesso non lo so perché questo vlog voi lo vedete martedì, però noi siamo già andati, in senso che lunedì andiamo, io sto registrando di domenica, lunedì andiamo all'assicurazione e gli facciamo vedere tutte queste cose che ci hanno fatto la macchina e poi vediamo la situazione, se ce lo fa passare gratuitamente con l'assicurazione oppure dobbiamo pagare noi di tasca nostra, giustamente. Abbiamo già fatto vedere ovviamente dalla nostra concessionaria dove abbiamo comprato la macchina, gli abbiamo già fatto vedere praticamente quando siamo andati a fare il cambio gomme, gli abbiamo fatto vedere i danni e ovviamente il ragazzo, il signore, ci ha detto che l'unico modo è o strisciare la macchina e farla rovinare oppure andare dall'assicurazione a vedere che cosa, diciamo, vi dice, perché parliamo, il danno è stato fatto venerdì. Il quarto danno è stato fatto fine venerdì, invece tutti gli altri, da quando abbiamo comprato la macchina, ogni persona che parcheggia vicino alla mia macchina, anzi alla nostra macchina, c'è sempre un danno. Ovviamente ve lo faccio vedere, vi faccio vedere tutto, come è conciata bene la macchina. E niente, questa è la situazione, per cui vedremo l'agenzia cosa ci dice, se sperando che ci dice sì, ve la posso far passare, paghiamo noi, così almeno voi non dovete metterci niente. Speriamo, perché io vi dico che sono più di 1000 passa euro di cash da ovviamente dare, pagare la macchina. E niente, questa è la situazione, per cui massimo vi aggiornerò, se qualcuno poi è interessato vi aggiornerò. Ovviamente ho anche fatto un post su Instagram dove ovviamente vi ho fatto vedere il primo pezzettino che andavamo a fare denuncia, ma alla fine non era così, non abbiamo potuto farla. Comunque, grazie alle persone che mi hanno scritto in privato su Instagram dicendomi cosa è successo, eccetera. E anche se succede qualcosa, le persone arrivano subito e ti dicono cosa è successo qui lassù giù. Invece se tu metti una storia o qualcosa di quello che fai, neanche ti cagano. Cioè, ti cagano solo quando succede qualcosa. Allora via, tutti a scrivere. Ho ricevuto tanti commenti, infatti non me l'aspettavo di quello che c'era scritto, cosa è successo. Però preferisco che le persone si facciano vivi non solo per quello che succede, ma anche ovviamente per scriverci, parlare, eccetera. Non solo per, diciamo, fare i cavoli proprio della persona. Ok, che sono stata io a dire, vabbè, lo metto su Instagram e lo faccio vedere, ma l'ho scelto io perché poi vorrei spiegarvi più avanti. Ovviamente questo vlog dura troppo,
nel secondo vlog poi vi spiegherò in poche parole come è successo di tutte queste cose qui e vi dico anche di stare attenti perché poi trovarvi la vostra macchina rovinata non è proprio per niente bello. Comunque vi farò il continuo e vi dirò poi più avanti la situazione. L'ultima cosa voglio dirvi che ho deciso di mettere 3 video a settimana. Prima ne pubblicavo 2, adesso voglio pubblicare 3. Però non so se pubblicare il terzo video al sabato pomeriggio oppure lo volete un altro a settimana, cioè fare martedì, giovedì e poi l'altro video, dice, cioè se voi mi dite sì preferisco venerdì, no preferisco che lo metti mercoledì o lunedì, perché ho visto che sabato molte persone non è che guardano il video quando io lo pubblico. Per cui fatemi sapere voi sotto nei commenti se volete il terzo video, che così almeno mi porto avanti sui video vecchi che ho fatto, se lo volete in settimana, uno dei giorni in settimana, oppure lo volete per forza il sabato. Cioè io volevo metterlo in settimana. Spero che mi dite il giorno e non mi dite sì, decidete, tanto per me è uguale, perché come risposta non mi piace, preferisco che siete più attivi, che siete più presenti, che rispondete senza dire fai te e decidi te, perché sinceramente non è che sia una cosa, cioè preferisco che le persone siano a contatto con me e ovviamente partecipano di quello che io vi dico nei video. Per cui fatemi sapere se volete il video lunedì, mercoledì o venerdì o sabato, che ovviamente è il terzo video che uscirà, così almeno mi porto avanti. E poi credo che da fine giugno o inizio luglio ci saranno di sicuro 2 video barra o forse uno, perché poi ho deciso di fare anche qualche pausa, per cui adesso vediamo un po', non so quando. Comunque credo nei mesi che poi verranno ci saranno meno video, invece in questo mese che arriverà a giugno ci saranno 3 video, così meno mi porterò avanti su quelli vecchi e secondo me è meglio, perché sennò ciao. Vabbè, comunque vi faccio vedere cosa ho comprato al Lidl e niente, continuo il vlog, spero. Scusate se questo vlog diventa lungo, però concedetemelo, perché con queste cose che stanno succedendo ogni giorno è una cosa assurda. Comunque adesso vi lascio la clip dei danni della macchina e poi vi faccio vedere quello che ho comprato al Lidl. Per cui ci vediamo dopo. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ovviamente sono pezzi perché tutto questo scontrino non è quello che vi faccio vedere, ma solo una cosa. Allora, qui c'è praticamente questo portacosmetici a 3,99. Questo qua l'ho preso per la nuova casa e porta trucchi, porta rossetti, e dato che me ne serve un bel po', anzi no, non lo apro perché sennò si sporca, me ne servono tanti di questi perché ho tanti trucchi, e allora nella nuova casa secondo me con questi è molto utile. Questi costavano poco al Lidl, 3 euro e
99, 4 euro. Poi ho preso le patatine, queste qua, al barbecue. E poi li provo, poi vi faccio sapere nel vlog, cioè nel vlog, nel video dei food provati. Poi ho preso questo, che è sempre quello dell'America. Poi ho preso questi qua, le cipolle. Ovviamente le ho quasi finite, per cui volevo farvi vedere come sono. Non sono male, sono molto buoni. E questi qui li ho presi una settimana fa, per quello che vi dicevo che lo scontrino qua non è praticamente tutto quello che ho preso, perché tutte queste cose che ho preso ovviamente sono quelle che sono in cucina, per cui non ve le posso far vedere perché l'ho già ormai fatte fuori. E volevo farvi vedere questo, che è molto buono, sono le cipolle, questi qua sempre dell'America. E per finire la sai che bon, questo qua al manzo. Sinceramente io preferisco il pollo, però proverò a provarlo e poi vi farò sapere se è buono. Ma poi mi sembra che ve l'ho fatto vedere come si prepara, eccetera. E niente, queste sono le cose che volevo farvi vedere, che erano praticamente quelle che ho comprato. Se mi ricordo di far vedere anche altre cose che ho comprato, ve le farò vedere, se no niente. Comunque per il momento vi faccio vedere queste qua che ho comprato. E nel video poi vi farò vedere, vi dirò se sono buone oppure no. Il gelato della Lidl a forma di rosa. Intanto mi guardo Netflix. Che strano, il cono nero. Ma.